avevamo parcheggiato Aloy qua. Ragazzi, buongiorno e benvenuti a un altro let's play di Horizon Zero Dawn. Allora, risalviamo, vediamo quando siamo arrivati, 17 ore di gioco, perfetto, così se succede qualche cosa possiamo incominciare a continuare da qui. Ci sono crash, cose del genere. Là ci sono gli spazzini, eravamo arrivati, dovevamo fare le missioni della loggia. E abbiamo scoperto che tutta quest'area qua per adesso è inaccessibile. E qui ci sono i segodonti e visto che dobbiamo fare anche questo, adesso andiamo là e facciamo tutto. Passando anche per questo, perché no, non ci passiamo per questo. Passiamo per questo. Vai. Mettiamo le pozioni. Qua c'è anche un tacchino. Dobbiamo ricordare anche che roba ci serve, perché non mi ricordo. Vediamo un attimo che ci serve. Creazioni, capacità. Ci serve una pelle di volpe, una di procione e una di coniglio. Sono quelle là blu, quindi quelle verdi non ci siamo. Abbiamo scoperto anche che da quell'altra parte è chiuso, quindi dobbiamo andare da qua. Allora, la prima cosa che troviamo sono quegli inseguitori maledetti che non si vedono. Ma che è oggi con questo audio che va e viene? Diamoci un attimo di tempo. Questa è un'altra cosa che ho scoperto, ragazzi. Horizon appena parte, i primi 2 minuti c'ha problemi da tutte le parti, qui è proprio bella, la vegetazione e tutto. Poi come se si mettesse le cose in cache. E va un'altra volta bene. Allora, chi ci sta là? Ah, là ci sono i longipedi. Che abbiamo detto che il corpo è vulnerabile al fulmine. E la sacca delle compresse è vulnerabile alla lacerazione. Aspetta, ricontrolliamo bene il longipede. Perché quell'altra volta è vulnerabile a tutti. Quindi abbiamo sbagliato l'altra volta perché avevamo usato il fuoco. Quindi dove sta? Eccolo là, eccolo, l'avete visto? Maledetto. È quello là che era debole al coso là, al fulmine, però il corpo. Vediamo se riusciamo a colpire da dietro, eh. Ok, ce ne sta più di uno. Ne stanno due. Eccolo qua. Abbiamo buttato per terra. Abbiamo un colpo critico. Se lo riusciamo a uccidere. Ok, uno andava per il mare. Abbiamo detto che era sempre fulmine, fulmine, fulmine. Ora ne carichiamo tre. Eccolo là. Dove è andato? Vedente, fermati.
Quelle sono mine esplosive, quelle cose che butta. Ora ce le disattiviamo. Però non mi sembravano tanto difficili. Ero assolutamente nervoso perché la gente diceva che queste cose qua sono impossibili. Sicuramente se ti acchiappano un'altra satta, tutte e due ti fanno male, però. E Non si sa mai quando potrebbe servire. quindi abbiamo fatto. Mo ci sono. Bisogna affrontare tre secodonti. Dobbiamo andare a prendere anche quell'altro. All'inizio, mentre stavamo minando quell'altro, si è pure frizzato per un paio di secondi, che abbiamo sbagliato completamente la mira. Però dai, ci è andato tutto sommato molto bene. Anche se la cosa strana è che noi li abbiamo presi qua, ma quelli stanno qua. Ma andiamo prima qua. Questi non ci servono più, vediamo se riusciamo. In realtà li potremmo anche fare, perché non è che. Cioè basta buttarli per terra e poi ci butti gli disattivi cosi dietro, hai fatto, non è che è tutta sta cosa. Comunque, proviamo. Il problema è che se ti acchiappano mentre non sei più. Quando non sei pronto. E poi bisogna. Oh, un procione, un procione! Perché non l'ho segnato? Sì. Ma qua che è una caverna? No, non è una caverna, non si può passare, dobbiamo fare sempre il giro. C'è tutta la montagna, dobbiamo fare tutto il giro da qua. C'è una miseria quanto è lontano. Vabbè, apriamo un po' di roba per Siamo la mai troppo strada. preparati. Ma secondo me fra poco dobbiamo aumentare pure il livello di difficoltà perché. Così ancora mi sembra un po' troppo facile. Perché una volta che hai capito i meccanismi, più o meno, poi. Cos'è quel coso? Uno spazzino? Ma che mi ha visto? Oh, mi ha visto. L'abbiamo preso? No, abbiamo preso l'amico suo. Ora l'abbiamo preso. Fermati. Questo lo possiamo fare anche così. Tre spazzini. Ma tra l'altro, mo questi cosi piccolini non danno manco tanto, tanta roba, tanti Faccio scorta. frammenti, non è che ci servono, però. Ma in questa mappa nuova, però, aspetta, andiamo a prendere, dobbiamo andare a prendere il fuoco, là, il focolare, il falò. Perché ci serviva anche la carne di cinghiale, poi tra le altre cose non mi ricordo. Oh, guardate che ci sta là sopra. Ma quello non è uno smeriglio, è più grande.
Ottimo. Salviamo. Qualcosa là sopra mi preoccupa. Secondo me è uno di quei casi che ha detto quello della loggia, vi ricordate? Tanasha, eccolo là. È più grande dello smeriglio qualcosa, ragazzi. Però sta lontano, ma noi dobbiamo andare da quella parte. Qua pure ci sta un altro. Poi stanno i ferrarieti. I ferrarieti si possono prendere. Da qui, no? Vediamo. Ferrariete, ferrariete. Ah, il Carnotauro, il bisonte. Dove sta Ferrariete? Eccolo là. Override sbloccato, quindi lo riusciamo a fare l'override. Quella penso che si può cavalcare. Comunque è una specie di cavallo, pecora. Possiamo cavalcare il toro. Penso che questo qua pure ce la facciamo. Dai, vieni qua. Vieni. Vediamo, vediamo. Vieni, bello, vieni. Mica ci ha visto qualcuno, no? E lo possiamo cavalcare, infatti. Andiamo pure da qua. È troppo ripido. Devo trovare una. Andiamo da qua. Coniglio lo dobbiamo prendere. Andate, ci dobbiamo fermare pure perché questo è blu. Tranne di animale. Oh, vedete qui. Che c'è però? No, non sono pronto assolutamente, non sono assolutamente pronto. Ci serve. Che ci serve? Ci serve lo sparacorda. Allora, poi ci servono le frecce congelanti e poi dobbiamo fare B però. Abbiamo un taccuino che non mi ricordo. Eccolo qua. Vulnerabile al fuoco, serbatoio di vampiro, però sta dietro. Motore lacerazione. Serbatoio di gelo, ghiaccio. Infolgoratore. Quindi ghiaccio, ghiaccio, serbatoio di gelo. Sono quelli là, ragazzi. Quindi fermo, fermo. Ma sono 30, ci abbiamo fatto. Abbiamo congelato. Poi quelli là, ah, lacerazione. Abbiamo sbagliato un'altra volta. I motori. Dobbiamo farlo scendere un'altra volta, ragazzi. Mi ha ucciso pure la macchina, quest'altro coso. Ok, la freccia di gelo. Ferma. Poi i motori alla lacerazione. Stai fermo.
No. No. Fermi ragazzi, fermi, fermi, fermi. Allora, catalogo macchine. Serbatoio di vampa sta dietro qua. Dobbiamo andare da dietro. Però come la dobbiamo colpire? Con il fuoco, con il fuoco. Serbatoio di vampa fuoco. Quindi servono le frecce di fuoco. Eccolo là. Però il corpo non sembra tanto essere... Abbiamo colpito con questo. No. Col ghiaccio, proviamo col ghiaccio, lo facciamo. No, scappa lui. Niente. Dove sta questo? No. Vai. C'è una miseria, mannaggia, ma non ho capito come si deve fare questo, però. Questo è più difficile del di quell'altro. Del coso di tuono là. Robina corruzione, fulmine. Che cos'è questo rumore, mo? Mi ha ucciso anche la mia cavalcatura. E siamo pure senza erba medicinale. Abbiamo consumato pure un sacco di frecce, facciamo le frecce. Pure le corde. Ma questo non si potevano usare manco le trappole. Ma qua non eravamo zona di avi tempesta, ce ne sta più di uno. Dietro di noi c'è un focolaio. Andiamolo a prendere. Anche se secondo me... Ah, non ci sta nessuno. Sta captando un altro segnale, ma che sa? Ah, qua ci sta un'altra cosa. No, però ragazzi, dobbiamo andare a provare il secondo qua. Ma come siamo andati qua? Come siamo arrivati? Come abbiamo fatto arrivare qua giù? Mannaggia la miseria, mannaggia, siamo andati partiti un'altra volta per la tangente. Vediamo se riusciamo a catturare quel ferrarite senza farci vedere. Meno male. Guardate quella cascata quanto è bella. Che è qualcosa, è una sentinella.
Ok. Questa là. Cioè va, vi tipo. Ok. Ah, qua ci sta pure il mercante, vedi? Abbiamo passato anche la zona. Gli inseguitori stanno dietro di noi, perfetto. Andiamo pure da quel mercante, vediamo che ci dice. Qua mi chiedono Crocs. Ah, c'è anche un ferro di metallo, perfetto. Dove sta questo mercante? Sta sopra quella cosa. E ci andiamo a prendere la cassa gratis. Ah no, sta dentro la foresta. Che ci fa qua? Vabbè, non vendiamo niente, tanto non abbiamo niente da vendere, dobbiamo fare solamente questi conti. Ah, cioè, il fiore sarà là sopra, dai. Vediamo qua dove sta il posto che si sale. Qua non si sale. Qua non si sale, il fiore non lo vediamo. Però ci siamo nel posto del sole, non ci siamo nel posto del sole. Andiamo più da qua, eccolo qua. Ma come siamo morti? Ma mica stavamo altissimi. Però sicuramente quel mercante non l'ha registrato, dai. Lo facciamo prima il secodonte e poi scopriamo il fatto dei fiori. Vediamo se il mercante l'ha registrato, però penso proprio di no. Forse di tesoro, infatti. Poi zona di secodonti, ma che mica ce ne sono tre, qua ce ne sta uno solo. Quello che roba è? È un cinghiale. Qui c'è il cervavito, ah no, qua ce ne sono due. E tre. No, quello è un cervavito. Qua sta il fiore. Ah, ci hanno messo anche il triangolo. Cioè, noi siamo saltati là. Beh, lo sai, una cosa che si vede tutti i giorni. Quello è una vistempesta invece. Che non vogliamo assolutamente affrontare al momento. Quindi, vediamo un attimo come siamo messi con le frecce. Ce le abbiamo le frecce di fuoco. Ci mettiamo qua. Due e tre. E uccidiamo i secodonti. Però non ci sta nemmeno un coso dove potersi nascondere. Ma che fa? Se ne scappa. Secondo te? Vuoi venire? Oh, non mi dite che esce il terzo. Proprio quello che cercavo. Ma ce ne serve ancora un altro. Vediamo se. Ma non pensi che ce ne sta. È uno di quelli perché i secondi non se ne scappano. Qua mica ci sono crops. Vediamo
quello no, non so se quello di questi qua. Il fiore l'abbiamo preso, questo l'abbiamo preso. Razziatori, razziatori. Secodonti. Ah, in realtà potremmo andare a prendere il secodonte qua, così prendiamo anche tutta sta roba qua. Per esempio ci dobbiamo arrivare qua sotto, dai. Solo che i razziatori là sopra. Quindi mettiamo un segnalibro qua. Dove sta il segnalibro? Andiamo a prendere qualcosa che ci dà anche un punto abilità. L'unica cosa è che quella Avis Tempesta, pretende di prima che sta già è uscito un'altra volta qua sopra. Ci ha tolto un sacco di barre dell'erba medica. Il mio focus sta ricevendo un altro segnale. Mo, il collo. Ah, un secodonte, vedi? Eccolo là. Così non. Ma come mai sta qua? Ecco, Maldonato, non si guarda in bocca. Fatto? È morto, dai. Non è morto. Era qua, quasi morto. Perché ci sta qualcuno che sta utilizzando il radar là? Ma chi è che ci sta qua? Ah, questa è vedetta occhio rosso, ma non perciò era tosta. Ecco che arrivano. Ma chi? Qui ci sta là sopra un altro secondo. Facciamo quel secondo. Ah, non sono secondi, ragazzi. No, 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 no. Servono questi. Longipede, longipede. Vediamo un attimo. Longipede, longipede. Batteria a fulmine. Ok, batteria a fulmine. Cosa di quest'arco è che la precisione fa molto schifo. Vabbè, saliamo da qua. Da qua ce ne dobbiamo andare. So pure questo qua dietro che sta andando. Quanti sono tre? Carichiamo.
Oh no, Aloy, non morire adesso! Ok, l'ultimo. E quello da dove è arrivato, mo? Vedete, mo, tu ci mangi qua. E là ce ne sta un altro, ma che è quell'altro? Un altro longipede. Ma quanti ce ne stavano? Sei? Ho finito le frecce. Mamma mia! E qui c'è voluto! Allora, ora dobbiamo trovare il collo lungo però. Ma che è sto rumore? Ma da qua ce la riusciamo, a saltare? Da qua ci dovremmo riuscire. Quello che... Bene, ora dovrò soltanto raggiungere la testa. E come si fa? Ah, da qua. Che bello però, hanno fatto pure con le lunghi diversi. E facciamolo per ride anche di quest'altro collo lungo. In questo momento dovrebbe aver salvato il gioco. Così ci ha dato anche un altro coso qua. Cioè abbiamo due punti di abilità, però abbiamo detto che noi dobbiamo scendere da qua, quindi ce ne servono tre per le bobine. Però non so se le bobine, secondo me questi corpi critici infliggono più danni, è più importante le bobine. Questo non serve a niente. Con l'arco non... colpo dall'alto, mira equilibrata, non serve a niente. Questo è l'override. Questo non ce ne frega niente. Questo invece pure è buono. E questo anche è buono. Oh no, no, non è tanto buono, questo è buono. Però allora, mo dove dobbiamo andare? Ah no, non ci dobbiamo andare più qua perché il secondo non l'abbiamo fatto. Quindi dobbiamo andare a prendere questo falò qua. Però mo ci sta anche un falò là e andiamo a prendere quello.
Ci facciamo portare un poco dal collo lungo. Ricompensa missione. Eccolo là, il falò. Quindi prendiamo questo falò. Poi in realtà qua ci sta pure una zona, qua ci sta il secodonte e qua ci sta una zona, vediamo che macchine ci sono. Sembra macchine corrotte. Là ci sta un secodonte morto, che forse è quello che abbiamo sparato prima, ragazzi. E ora lo finiamo di uccidere. Questi sono spazzini. Pranzo corrotti. Ah, questo l'abbiamo preso questo falò. Quindi andiamo qua e poi ci teletrasportiamo qua. Dobbiamo solamente superare questi. Ma l'ho messo colpo critico. Mettiamo, ragazzi. Poi mo possiamo andare su con gli altri là delle bobine. E dobbiamo fare pure un po' di carne perché siamo senza Me lo pozioni. tengo per dopo. Mettiamo la bandierina qua. Andiamo a vedere che roba ci sta. C'è qualcosa, una volpe? Ragione. Oh, abbiamo fatto. Buona. Allora, mo dobbiamo vedere qua che ci sta. Ci stanno i crocs corrotti, sicuramente. Volpe. E là? Osservare. Andiamo a vedere qua che c'è. C'è una corrotta di livello 23, noi siamo a 28. Però in questo gioco abbiamo detto inseguitore. Come li abbiamo fatti con gli altri inseguitori? Ah, col fulmine e poi dopo abbiamo messo le perforazioni.
quello è andato. È arrivato pure l'amico però. Buttiamoci un altro fulmine se ci riusciamo. No, arriva pure quell'altro. Che caspita è qualcosa? Un seguo d'onde, ma no! Questo è andato. Perfetto, quest'altro è andato. Quella è perforazione. Ce ne sta ancora un altro. Tre fulmini ci servono, uno, due, tre. Ok, poi tre cose, tre frecce perforanti. Grazie, mangio, vede qua. Ok. Ma come corruzione? No! Oh, dove sta quello? Fermo. Aspetta che arriva qua. A posto, abbiamo completato pure la zona corrotta. Niente. Ora andiamo pure a ispezionare, che non ci dovrebbe essere niente più. Comunque, a parte tutto, abbiamo fatto tre inseguitori corrotti, un secodonte. È un longipede apparentemente senza sforzo, senza troppo sforzo, e diveniamo un po' più efficienti a imparare i colpi. Andiamo là, vediamo se per caso c'è qualcosa di strano in questo pezzettino di terra. E poi dopo ci teletrasportiamo. Rinfrescante. Perché tipicamente nelle zone corrotte qualche cosa ci sta ogni tanto. Poi vediamo se riusciamo a fare qualche... Questi non sono animali. Però là ci stava una cosa.
Vedetta. Creazioni. Trappole e pozioni. Ce ne ho pochissime di cose qua. Meglio essere preparati. Là che ci sono. Facciamo le frecce. Tra l'altro il pocione non ci serve manco più, perché vediamo, creazioni, capacità, questo lo possiamo fare, è la pelle di pocione e l'abbiamo fatta, quindi mo che è sto coso? La fionda, ci serve carne grassa, mannaggia, ci serve la volpe e il coniglio, coniglio eccolo là. E la volpe eccola là. Poi serve quella là blu, questo non va bene. Poi serve la carne grassa. Potrebbe Ne servire. abbiamo prese due di carne grassa. Diamoci pure un po' di queste piante medicinali. Vedetta. Ho chiesto due vedette. Volpe e volpe. Mo' i razziatori non sappiamo nemmeno quali sono. Là ci sta una vedetta. Sacchino. Dove stiamo? Sacco. Là ci sta un altro tacchino. Nutriente. Un tacchino. Facciamo la volpe e poi basta, dai. Tanto dovremmo avere abbastanza carne grassa, ma per... Là ci sta un'altra volpe. D'ora, ma ci sono abituata. Coniglio.
Spendendo questo. Ok. Basta. Creazioni, capacità. Questo qua lo riusciamo a fare adesso. Ok. Tacchino. Ah, abbiamo fatto pure quelle cose per la fionda. Quindi adesso ci vuole una pelle di coniglio e una di volpe. Poi vediamo trappole e pozioni, riusciamo a fare anche un coso di questo. Ci vuole la carne grassa per fare quelle grandi, però le abbiamo fatte. Adesso ci possiamo teletrasportare come da piano. Abbiamo fatto tutto qua, ragazzi. Ah no, questo falò. Questo l'abbiamo preso. Questo falò non l'abbiamo preso. E qua ci stanno le prove di caccia. Non facciamo adesso. Mo dobbiamo andare a prendere. È facile, dobbiamo andare a prendere questo falò qua. Prendiamo questo fiore e poi andiamo a fare le altre prove. Dobbiamo andare a prendere un razziatore che non sappiamo manco che cos'è da qualche altra parte. Quindi mettiamo un segnalibro. Dove sta il segnalibro? Eccolo là. E dopo andiamo a prendere i due trofei del cacciatore. Ah, secondo me sta là sopra il fiore. Possibile? È pure il focolaio. Da qua si sale, vieni. Ma guarda tu. Ma mica ci stanno mostri da qua, ma non bello. Ma che è sto posto? Un super radar. Detriti degli antichi. No, quello però è quello. Questi sono quelli facili, dai. Il fuoco ci vuole. Però ne sono un sacco. E quando scendono giù adesso forse riusciamo a uccidere. Ok, smeriglio si chiama, ecco. Quello è andato. Ah, quello è caduto forse. Già mi sei. Qua sta il fiore, l'abbiamo visto. E mo muori. Di dotto. Così ti impari. Un bel bottino. Il fiore sta là dietro, ma lo andiamo a prendere e poi ce ne andiamo. Però i razziatori che ancora non abbiamo capito. Il falò l'abbiamo preso, non mi ricordo. Allora, prendiamo un attimo. Prendiamo un attimo tutta sta roba. Facciamo le frecce. Questo non va male. Prendiamo anche sto coso. Però è bello che ci mettono il triangolo. Chissà se io non ci ho fatto caso. Se su tutti i fiori c'era il triangolo. E poi vediamo se ci dimentichiamo qualche cosa degli antichi. Là. Cassa di scorta, lo andiamo a prendere.
Pezzo di scorte. 166 frammenti di metallo. Ma no, un sacco. Ma sopra sta cosa non c'è niente invece. Perfetto, adesso possiamo. Perché c'è questo coso qui? Qua ci sono quei due casi di fuoco, qua ci sta un altro villaggio. Ma i razziatori, è possibile che i razziatori stanno qua? Qua ci sono un'altra zona corrotta. Allora, se andiamo qua, poi qua e qua, sicuramente qua c'è un falò. Quindi andiamo qua, continuiamo. Quindi qua ci caliamo, non ci teletrasportiamo. Partiamo un poco per la tangente un'altra volta, ragazzi. Perfetto. Ma la macchina non ce l'abbiamo più, eh. No. Ma stiamo andando giusto, no? Dobbiamo andare da un'altra parte. Quando. Qual è la macchina che ci dà più fastidio al momento? La Vista Tempesta. Perché, secondo Queste sono amare, ma utili. te, assolutamente non ci dà. Quel coso, manco ci dà fastidio. Ecco fatto. Questa zona sarà un po' più sicura almeno. L'abbiamo fatti tipo 6 prima in un solo combattimento. Solo che proviamo a fare una cosa. Catalogo macchine, longipede, dove sta? Vediamo batteria a fulmine, ma da qua non riusciamo a tirare 3 fulmini fatti per bene. Sicuramente. I Crocs pure sono un sacco di tempo che non li vediamo. E passiamo da qua, quindi. L'acqua in questo gioco pure è fatta abbastanza Aspetta, discretamente. cos'è stato? Chi è questo? I banditi! Ma mica siamo dove stanno i banditi. Ma quando ce ne Ho stanno? sentito un fruscio nell'erba. Due. Perché ci facevano questi due qua? Stavano su. È bella questa cosa Mi perché sarà utile. cioè hanno sentito un fruscio nell'erba, se qualcuno l'hanno gridato così alta voce là dietro ci sta qualcosa, i ferrarieti. Andiamo a accendere il focolare qua, il falò. Poi andiamo a quell'altro falò. Queste cose, cadaveri. E chi li ha uccisi a Mi questi? servirà. Oh, guardate quanti falò ci sono. Si dovrebbe andare a prendere pure queste cose. Comunque, andiamo. Però c'è anche da dire che nel gioco comunque ci Posso sono rilassarmi. un sacco di pozioni. Hai scoperto falò? Questo è il falò. Eccolo qua. Poi il prossimo. Qua c'è pure un cacciatore, però non ci andiamo di qua. Perché andiamo di qua.
E poi andiamo là. Dove sta il segnalibro? Qua c'è la roccia. Madò, che passaggio del fiume. Una piantina utile. Qua però ci potrebbero stare i cosi. Dove andiamo a finire? Coniglio, coniglio! Niente. Ok, questo è falò. Poi, osservatorio. Qua non ci andiamo, ragazzi. Osservatorio. Cerchiamo di evitare quei cosi che abbiamo scoperto che si fanno facilmente con tre fulmini o anche due. Vabbè, però quelli erano corrotti. Coniglio. Inseguitore. Da fare il giro da qua. Ma chi è? La volpe. Qua ci sta un altro posto dove non ci stanno più alberi, vedete? C'è qualcosa. C'è qualcosa. Un colosso! Adesso pure un umano. L'avete visto? E come si fa sto colosso? Corpo resistente a fulmine, sicure per staccare il contenitore. Serbatoio di gelo, ghiaccio, batteria. E mo la acchiappiamo la batteria. Allora. Deve essere roba pietrosole. Le macchine la stanno attaccando. Siamo spacciati! Vuoi dire tu al custode Gianeva che ce la siamo data a casa? Marcire Cargia. No, che ci siamo incastrati! Aspetta! Vediamo che ci sta davanti dalla macchina colosso. Serbatoio di gelo. Lacerazione. Ah!
fanculo, colosso. Oh, eppure ci ha fatto tutta questa cosa. Abbiamo ucciso anche il nostro bel colosso. Ma ce ne sta un altro. Bobina più 50% ghiaccio. Ah, è noi. Tirato fuori da un bel guaio, straniera. Visto? Benvenuta a Rocca Pietra Sole. Dovresti parlare al custode Gianevra, dentro. Ma andiamo. Guardate qua. Allora, andiamo a vedere prima questo fatto del tattino. Questo che è? È uno che sta qua. Si sono arresi. Come si sono arresi? Secondo me dobbiamo seguire da sopra, ragazzi. Tacchino. Ok, anche se non ci serve. No, non ci dobbiamo togliere da sopra. Ci siamo, dobbiamo togliere qua sopra. E ora scopriamo cosa è successo. E per salire qua sopra dobbiamo andare là sopra. E per andare là sopra ci dobbiamo navigare da qua. E non l'abbiamo manco salvato. Bravo. Come da qua? Oh, vabbè, uguale, eh. Questo no, è uguale. Viaggio veloce. Tour dell'Apo Casino, giorno 7. Erano passati 3 mesi della riabilitazione quando mi hai portato a campeggiare qui. Wyatt è andato a dormire presto. E così tu e io siamo rimasti svegli a osservare le Perseidi. Poi abbiamo Questo tour dell'Apo Casino è uno scrisso. Poi ce lo sentiamo bene tutto quando li abbiamo raccolti in sacco. Quando li abbiamo raccolti tutti.
Comunque questo è un insediamento Karja alla fine. Quello non l'abbiamo raccolto, vedi, ce lo siamo dimenticati, meno male che siamo tornati. Sono quasi sicuro che non l'abbiamo preso questo coso, perché non ce lo può prendere? Rombo guscio, là sopra non ci sta niente. E vediamo questa bella cittadina che cos'è. Quando non penso che l'espansione. Rombo guscio. Folgore. Frammenti di metallo 5. Ma mo come c'entriamo qua dentro? Ah, da qua. Era un'esca per macchine. Chissà come l'hanno avuta. Rasgrund ha nascosto le parti nella sua persona. L'abbiamo perquisito. Come? Credimi, non vuoi saperlo. Allora. Sono sveglio. Vigile. Guardia. Già ne è, dopo quella dobbiamo parlare. Non ci fanno entrare, questo è un poco brutto di questo gioco, è che i posti sono un poco vuoti. Vediamoci la ragazza delle scorte. Cioè qua non ci sta niente. Allora, questo qua, innanzitutto casa campione gratuita, poi vediamo se tengono qualche arma nuova, ma non penso. Fiondo esplosivo delle... questa qua come mai nessuno ce l'ha mai? Questa è quella che cercavamo. Oh, ma quanto costa? Però ce la dobbiamo comprare. Ok, questa qua è potentissima. E dopo dobbiamo fare pure il tutorial. Ma scusa, ma gli abiti che tengono qua, quindi? Chissà se questo è il migliore coso. Perché questo qui tiene due modifiche, sono 15 e 15, 15 a testa. Se ne abbiamo tre, le tre modifiche ci possono mettere 50 resistenza al fuoco, 50 resistenza al ghiaccio e 50 resistenza al fulmine. Invece qua ci possiamo mettere 2,65 e 2,15. Chissà. Custode Geneva, questa è la ragazza che ha sconfitto i colossi. Ciao Geneva. Sono stupito e non mi stupisco facilmente. Come te la cavi con prede in carne e ossa? Nessuno si è mai lamentato. Perché? Sono scappati tre prigionieri pericolosi e i miei uomini devono rimettere gli altri in riga. Non sarebbe successo se ce ne fossimo occupati alla vecchia maniera. Ma abbiamo già percorso questa strada e guarda dove siamo arrivati. Ah, conosci Neil. Qual è la vecchia maniera? Seppellirli fino al collo lasciandogli al giudizio del sole. Mi sembra che il giudizio sia già stato emesso. Nessuno di loro commetteva più crimini. Conosci un cacciatore di nome Neil? Mi ha detto lui di questo posto. Neil? È così che si fa chiamare ora? Sta bene? Non direi proprio bene. È nato sotto un'ombra, ma non era come i macellai del Cerchio del Sole. Oltre alla lama aveva un cervello. Aveva onore. Vecchio stampo. Stando qui... qui dove è stato imprigionato. Quindi i Karja tengono i criminali in questo posto? Fin dalla liberazione. Li abbiamo avuti tutti, dai ladri ai vecchi gheppi del Re Folle Giran. Il Re Sole crede nel potere del cambiamento. E di sicuro alcuni sono cambiati. Come la pelle delle lucertole. Credevo che i criminali fossero uguali, perciò il Re Sole mi ha messo al comando di Rocca Pietra Sole. Così ho capito la differenza. Sembra un grande onore. Suona come un onore. Cioè, non ho mai visto delle donne in un'armatura Karja. No, non sono come le tue sorelle. Nessuna donna indossa un'armatura Karja. Ho scelto io di diventare un soldato. E sono entrato nelle guardie d'onore di Avad. Giravano voci su di me. Rispondevo, mettetemi alla prova e vi romperò un braccio. Questa è Geneva, mi sembra una tipa tosta. Le voci erano
sparite. Sono curiosa, ma forse è meglio non iniziare a litigare. Bene. Oh, i prigionieri pericolosi. Così ci dà la quest. 3 delle gabbie di isolamento. Non dispiacerti per loro. Hanno vissuto bene grazie al Resule. Il primo, Rasgrund, un creatrappole Oseram. Odia i Karja. È matto come un corsiero. Coinvolto in troppe esplosioni. O troppo poche. Poi c'è Ullia, una guerriera Tenakt. Ne hai mai sentito parlare? Non credo. È un'altra tribù? Predoni, del sud. Sanguinari. Alcuni credono che siano cannibali, ma lei si dava da fare col rancio. E l'ultimo è Gavan, un traditore che vendeva armi agli esuli. Rispetto agli altri due non sembra così pericoloso. Ha fomentato una guerra civile, tutto solo per i frammenti. Una macchina è più sensibile. Vabbè. Vuoi di nuovo i prigionieri in gabbia? No, li voglio sottoterra. Meglio così. Dubito. Facciamo prima. Non lasceranno scelta. E poi il Re Sole gli ha già dato una possibilità. Ora hanno a che fare con me. C'è una taglia sulle loro teste. Ullia dei Tenakt, Rasgrund degli Oseram e il traditore, Gavan. Se ti aiutassi, vorrei un indizio. Dunque, quando Ullia ha invaso il dominio, era con i banditi della giungla. Dico che tornerà indietro. Abbiamo stanato Rasgrund alla mesa del Vespro, insieme alle sue bombe. E Gavan cercherà di fuggire attraverso il lago. Ci metto la mano sul fuoco. Vai a Chiarmercato. Ragazzi, ma quanti tutorial dobbiamo fare? Madonna! Dragone. Ah, con i dardi metallici. E sarebbe quest'arma qua, guardate. Ma no, questo è un sacco di punti di esperienza pure. Quando andiamo a caccia la prossima volta, che dobbiamo fare qualche cosa, qualche macchina, dobbiamo ricordare che dobbiamo il campo dei caduti che dobbiamo fare, raggiungere, no, trova Olin, no, secondario, occhio. Le commissioni dobbiamo fare a caccia per la loggia, quindi un'abilità la possiamo mettere questa qua, sì, e dopo mettiamo queste le bobine. Mo ci serve un razziatore, il razziatore più vicino. Ma è possibile che stanno così lontani i razziatori? Allora, vediamo da quello più vicino. Andiamo qua. Secondo me non ce la facciamo a fare. No, forse se andiamo direttamente là ce la facciamo, dai. Perché è abbastanza vicino. Dove dobbiamo andare adesso? Teoricamente dovrebbe andare al... Andiamo qua, dai. Ma qua quando mai ci siamo andati? Andiamo... Un'ora dei caduti. Ok.
Deve essere il santuario dei re di cui mi ha parlato Naman. Ah, questo è tutto. Parla con il previdio. Non entrerai okay. mai. Non con quella vecchia prugna rinsecchita a fare da guardia. So essere persuasiva. Ma cosa ci fa un Oseram in un santuario? Questo qua è tale quale è Onin, comunque. Mi ricorda qualcuno scomparso da 2 anni. Cosa ne sa una ragazza del lutto? Molto. Avevo un amante. Lavorava ai monumenti del re bastardo. Ma poi l'hanno spedito nel cerchio del sole, quei maledetti. I Karja mi hanno restituito le sue ossa rotte, ma a che mi servono? Non costruiranno più. Non mi faranno sorridere. E vedere la statua del re sole folle, sì? Devo rivedere la sua opera. I segni incisi dalle sue mani. I diversi metalli che ha abbattuto. La sua anima è in questo. Ma quel sacerdote raggrinzito non mi lascia avvicinare. Vedrò cosa posso fare. Ok. Quindi bisogna parlare con questo e dire di farlo avvicinare. Ragazza. Jahamin l'incrollabile desidera restare solo adesso. Spostati. Se desideri restare da solo, vai altrove. C'è gente che deve pregare. Profanare, intendi? Pregare, spostati. L'ennesima degradazione di ciò che era puro. In vero, la nostra tribù ha perso la luce. Il re è falso, il tempio è corrotto e i soldati sono deboli. Il sole si defila dal cielo per la vergogna. Allora i Karja sono diventati impuri, e questo cosa significa? Meridiana non appartiene a chi l'ha costruita, a chi l'ha resa grande. Era pura prima che quegli abusivi degli stranieri la conquistassero. Meridiana era pura quando gli stranieri erano in gabbia o quando morivano nelle vostre arene? Il sole è puro, ragazza. Non spetta a noi discutere il suo volere divino, ma solo eseguirlo. Credevo che Avad fosse sul trono per volere del sole. Quel ragazzo ha disonorato suo padre e anche tutti noi. Uccidere un re sole. Che ombra e che crepuscolo ha gettato su di noi. E quante altre persone avrebbe ucciso il re sole folle se Avad non l'avesse fermato? Il sole esigeva il sangue. Non ci restava che obbedire. Hai definito il tempio corrotto. Non sei un suo sacerdote. Si vabbè, dobbiamo dire tutte e 5 le cose, secondo me tutte e 4, e poi possiamo, io possiamo dire che si deve spostare con le maniere gentili. Al servizio del sole sono disonorati e ignorati. Perché fai questo allora? Un capriccio? Cerchi attenzione? Non sai niente dei nostri riti, eppure tu osi addirittura insultarmi. Pensi che l'esercito sia debole? Secondo me se dicevamo basta direttamente. Un trono Karja che si serve. Però questi sono divertenti. Mercenari. È ridicolo. La cosiddetta liberazione non è stata altro che una purga. I nostri guerrieri benedetti, cacciati dalla città, esiliati a tramonto e nell'ovest proibito. Ovest a sinistra. La tribù è a pezzi. Coloro che camminavano nella luce, ora vagano nell'ombra. Però tranne te sono tutti felici che se ne siano andati. Basta discutere con te. Resta o vattene, ma non terrai gli altri alla larga. Io sono qui per volere del sole. Tu non credi nel trono, nel sacerdozio e nell'esercito della città. Penso che tu non abbia alcuna autorità qui. Io ho l'autorità del sole. L'autorità del sole. Nessuno ti ascolterà. La resa dei conti arriverà. E tu ti nasconderai. E si spostano. Così che sai. Parla con il pellegrino Oseram. Dove sta? Oseram, vieni il pellegrino. Non so se ci sono qualcosa qua per caso, no. Niente. Pellegrino. E non mi fa parlare col pellegrino. Sai cosa mi piace? Il rumore dei magli sull'acciaio. Sei contento? Ha dato loro il meglio che potesse fare. E guarda adesso. L'hanno sfregiata per quello che rappresentava.
Quello per cui schiavi come lui hanno vissuto e sono morti. Li hanno già dimenticati tutti. Bastardi ottusi tutti quanti. Se il sole tramontasse su questo ponte si tufferebbero per seguirlo. Non penso proprio. Grazie, hai onorato il mio desiderio. Spero che troverai la pace. Ah, non saprei che farmene della pace, proprio come i nostri Kharja. Oh sì, tutti conoscono le merci Kharja, sono famose, perché si rompono non appena arrivi a casa. Mi piacerebbe bere qualcosa con Eren. Quello sì che è un uomo che sa godersi la vita. È tutto il giorno che faccio girare la ruota. Credo di essermi guadagnato una bevuta. Vabbè, andiamo. Tanti da fare, amico. E questo qua l'abbiamo fatto. Ora dobbiamo andare qua. Salviamo pure. Sicuramente. Ah, eccolo là sopra, dove sta quell'albero. E si sale da qua, dai. Attenzione! Madonna, incredibile, questo è un colpo da maestro. Bravo, lui. Ha fatto dei progressi. No! Ha fatto proprio dei progressi, eh. No, nella direzione sbagliata. E non c'ho manco la volpe abbiamo preso, mannaggia. Vabbè, che tanto non ci aveva dato fortunatamente nessun pezzo blu. Qualcosa che non va, secondo me non ci dobbiamo. Non dobbiamo salire sopra, dobbiamo andare a destra qua. Perché se saliamo sopra non saliamo più. Vediamo se in tutto questo coso c'è qualcosa, da qua sopra, non c'è niente, perfetto. Ispezioniamo la cassa. Accendiamo il casino, giorno 9. Stavo preparando la mia tenda proprio qui, quando ho... Ci vediamo. E tra l'altro poi... Allora, vediamo un attimo qua, folgore, folgore, lampa. Niente. Vediamo un attimo questa fionda. Questa fionda da bombe esplosive. Però questi qui fanno tutte. Questi bisogna aumentare solamente il danno. Quindi facciamo modificarmi la fionda. Penso. Danno. Danno. Facciamo danno. Danno. Danni un po' di praticità. Poi la proviamo. Mo dobbiamo andare.
Abbiamo anche ucciso un sacco di animali, ma ci prendiamo un po' di roba, anche se vendere la roba mo non è che serve più a tanto. Ma no, aspetta. Abbiamo fatto un sacco di... Che vuole questo? Lasciami in pace, straniera. Non mi serve un capomastro della capra. Devo sapere chi ha ucciso i miei uomini. Sono brava con gli indizi. Posso aiutarti? Che è successo? Omicidio di massa. Ecco. 5 guardie notturne macellate come bestie nella cava. 5 uomini uccisi? Come? Non lo so. Uno era mio amico da prima della liberazione. Abbiamo lavorato in questa cava come schiavi del re folle. Lui sapeva difendersi. Le bestie che hanno fatto questo devono essere silenziose o numerose. Saranno state le macchine. E come? La cava è protetta. Non ho mai visto uno smeriglio fare niente del genere. Per caso hai notato qualcosa di insolito di recente? Beh, vediamo. Oh, certo. Corpi impilati, litri di sangue. Vabbè, questo non è che c'è di tanto aiuto. Sono nervoso. È un po' scioccato. No, niente di strano, beh, tranne che abbiamo provocato qualche esplosione. E Saravad ha detto... Nah, è ridicolo. Esplosioni? Hai usato degli esplosivi? Certo, per recuperare la roba che conta. Lo facciamo una settimana all'anno. Non ha niente a che fare con i morti. I corpi sono dilaniati, non esplosi. Cosa ha detto esattamente Saravad? Ah, niente. Blaterava di un cumulo di rocce là fuori. Diceva di non averle mai viste. Gli ho detto che questa è una cava, dove si spostano rocce tutto il giorno. Le rocce che si spostano non sono novità, idiota. Darò un'occhiata intorno alla cava. Se ti è utile. Oh, meraviglioso. Pietre di sangue. Ma dove sta il coso che dobbiamo fare? Non questo qua. Però i razziatori stanno qua. E qua ci sta. Qua si sta quella di Zerid Nataka, là, come cazzo si chiama lei. Ma scusate, ma come mai qua ci siamo già arrivati? Ma questo è il divoratuno che abbiamo fatto 3 volte. Ah, che costava il pezzo? Sì, questo è il divoratuno che abbiamo fatto 3 volte. Vabbè, vediamo un attimo che ci sta qua sotto. Dove si scende qua? Ispeziona la cava. Sì, perché sicuramente ha dovuto caricare qualche cosa riguardo la cava, perciò ha fatto sto freeze. Esamina gli esplosivi, esamina l'ammasso. No, aspetta. Questo già me lo sento. Armi. No, questo qua lo mettiamo giù. Il lanciacorde. E poi le missioni tutorial. Quindi esplosiva, lanciacorde. Ah, questi qua sono quelli... Spezza roccia, questi sono quelli grossi. Ma vediamo così. Oh cavolo. Che esce da qua dentro. Spezza roccia, ok, missioni. Tutorial. Spezza roccia, dove sta? Lanciacorde. Lanciacorde, perfetto. Dove sta questo? È quando mi togli. Allora.
prima cosa facciamo qui, va. Facciamo M. Taccuino. Eccolo qua, spezza roccia. Braccio scavatore. Distruggi questo componente per disattivare la tirare nascondere sottoterra, che mi sembra giusto. All'accelerazione. Ah, però distruggi. Quindi ci vogliono. Ok. Mannaggia la miseria. Niente. Niente. Però forse è rimasto fermo là. Ma dove sta? Adesso lo dobbiamo fermare. Oh. Aspetta un attimo. Allora, dove sta? Spezza roccia. Questo, sacca di carburante. Se ce la riusciamo a fare. Non ce la fa, ragazzi. Ma dove sta? Ma non esce fuori sto coso. Niente. Lo dobbiamo fermare. Mannaggia, soffio pure le munizioni. 3 e 4, vai. Allora, mo la fionda non ce l'ho. Allora, mi serve armi. Mi serve la fionda, questa qua sicuramente. La mettiamo qua. E poi mi serve sicuramente questa fionda per ghiacciarlo, che la mettiamo qua. E poi ci mettiamo le bombe di prossimità, bombe adesive. Uno. 2 3 chissà se l'ha preso con la bomba. Vai, scoppia. Bobina 41% fuoco, non posso.
Questo è difficile. Questo manca un razziatore. Abilità, inventario. Dobbiamo cambiare un'altra volta le armi. Questo è quello giusto. Lanciatrappole, lanciacorde. Ce l'abbiamo già. Arco da guerra lo mettiamo a destra. E arco di precisione lo mettiamo su. Perché questo qua era uno che si nascondeva. Lo dovevamo fermare, però con le corde non è che abbiamo avuto tanta fortuna, eh. Frammenti di metallo. Come facciamo a tornare da quello? Dobbiamo andare pure dal mercante. Mamma mia, però non abbiamo esaminato niente. Secondo me era proprio questo il coso della quest qui. Questo me l'ha dato la cosa gratis. No, vedi? Forziere dei tesori. FR, prendi tutto. E mo vendiamo. Questo mica controlliamo giusto se tiene qualche altra arma super potente. No, quindi risorse. Questa roba non si può vendere. Ah, questa è treccia di cristallo un'altra volta. Questo qua si può vendere. R indica per vendere. Questo ce ne abbiamo un sacco. Questo si può vendere. Cuore di vedetta. Dente di animale. Queste lenti teoricamente potrebbero anche vendere. Però. Ah, no, ce ne abbiamo pochi. Uno, due. Le vampe. Queste si possono vendere. Mamma, e quante poche corde che abbiamo. Ma chissà come si fa. Che cosa abbiamo fatto con le corde? Invece queste qua. Ma possiamo che teniamo tutte queste modifiche e non ne possiamo mettere manco una sulle armi. Vediamo un attimo. Creazioni. Lanciacorde. No, non lo possiamo fare. Inventario. Modifiche. Questo qui, cioè, l'avventura, questa è buona, c'è lacerazione, c'è solo fuoco, ghiaccio, danni e corruzione. Questo è buonissimo per quell'arma del ghiaccio là. Questi si mettono sugli abiti. Ah, ok, quelli qua sopra si mettono, questi sulle lance, queste sulle armi e queste sugli abiti. Queste sono resistenza a corruzione e furtività. Vedrai che bello, è uno spettacolo unico. Questo l'ho già visto 4 volte. Mai vista una macchina del genere? Wow! Né una cacciatrice come te? Prendi, viene dalla cava, ma nessuno potrà dire che non te lo meriti. Cammina nella luce, amica mia, Che ci ha dato? specialmente se affronti ciò che spunta da sottoterra. Perdita di tempo. Lo spettacolo era migliore la settimana scorsa. Cassa di ricompense notevole, non ci sono niente lì. Potete vedere? Forziere dei tesori. 40 frammenti di metallo. Questo sicuramente è un tacchino invincibile. Ok, però adesso possiamo continuare ad andare avanti. Quindi adesso andiamo. Qua sta lo scavo di Olin. Qua sta Erend. Ma scusa, ma dove sta? La vendetta di una figlia? Missioni, commissioni. A caccia della loggia. Cioè, dobbiamo superare questi posti. Vabbè, eh. Ma facciamo così allora. Però qua corsieri non ce ne stanno. Andiamo qua. Ignoriamo tutto e andiamo direttamente qua.
L'unica cosa è solamente se troviamo un corsiere, ragazzi, o una cavalcatura, la prendiamo. Chi è quella gente? Oh, poco li stanno combattendo contro i concipedi. Ma chissà se sono carci o sono assassini, quelle cose là. Controlla, secondo me sono, no, sono amici. Ah, ma due concipedi. Allora, poi questa parte qua abbiamo. Ma dobbiamo andare fino a qua e poi ci teniamo a sinistra per la strada. Quel coniglio però lo facciamo. Dove è andato? Eccolo là. Niente. Là fuori chissà che ci sta. Ma chissà se adesso i mostri sono tutti quanti più grossi da qua, o più pericolosi, oppure. Quello che roba è? È un croc. Mo vedete quel croc, quello ce l'ha. Vedete che tiene. Ora lo possiamo far esplodere. Ma prima no. Ma possibile che non ne abbiamo colpito? Oh sì, forse. Quello non gliel'abbiamo colpito perché ce n'è uno che è ancora aperto. Ciao Gian, ciao Gian. Aspetta un attimo questo. Guarda, quello là è ancora aperto. Ora li abbiamo più, abbiamo rotto. Sono miseria. Ok, adesso che abbiamo preso, mo esplode, dovrebbe esplodere. Perché non esplode? Ma tocco, sicuro che l'ho colpito. Ah, infatti esplode. Ok, tutto bene, Jackie?
Ma ci metto un sacco di tempo per caricare e non riesco a prendere la mira. Poi ancora non ho capito perché sti coccodrilli fino a mo' tenevano quei due cosi dietro esposti. Mo' ci tengono delle specie di protezione, quindi bisogna colpirle prima con queste frecce devastanti per toglierle e poi con quelle incendiarie. Però ancora non sono sicuro se lo sto facendo bene. Ah, pure l'ho fatto 30 minuti fa. Qua sotto. Qua. Colosso, come l'ho fatto? No, l'ho fatto abbastanza semplice. Perché. Però ci sono. Aspetta, l'ho fatto semplice. No, nella zona corrotta. L'ho fatto semplice perché ci stavano là sotto, ci stavano quegli altri la carcia che lo distraevano. Comunque ci ho tolto il Posso bombolone di usarlo? sopra, di sotto, l'ho ghiacciato. Ah, e poi con queste frecce qua, aspetta, con queste frecce devastanti, gli ho tolto quei cosi che tenevano sopra la spalla, facevano un sacco di danno. E tra l'altro, però solamente quando è ghiacciato si piglia un sacco di danno, perché pure il divoratuono, tre frecce di queste, se è ghiacciato ci fanno 1500 danno nel cuore, un sacco proprio. Oggi sono morto pure due o tre volte col divoratuono. Comunque, dobbiamo arrivare a fare. È debole al fuoco. Oh, sto cercando di fare questo razziatore. Tu ce l'hai fatti i razziatori? Per i trofei di quell'altra là, della loggia. Già presi. Qualche consiglio? Ma no, questo. Ah, serve per avviare la live. Io fra poco stacco, dai. Ci vediamo, vengo io nella live tua. Il tempo che faccio sti razziatori e li riporto a Meridiana. Infatti ho skippato pure tutte queste cose qua, ho preso solo i falò. Ora prendo questo falò, faccio questi razziatori e poi penso che stacco. Ah sì? Ci siamo di Non nuovo. mi ricordo come si chiama. Qui ci sono macchine. Non sono corrotto qua. No, ci sono solo le macchine corrotte. No. No, io questo qua. Questo. Mo che finisco questa qui. La dobbiamo portare alla tizia. Però qua già vedo una buona notizia, che ci sono i cornalunghe che mi servivano quando sono partito. Ah, e qua ci sta pure un altro posto vuoto. Vediamo se riusciamo a prendere un coso di questo. Così perlomeno gli ultimi. Vai. 200 metri. A posto. Non mi rompere la macchina. A posto. Ah, ma là ci stanno i banditi con le macchine corrotte, avete visto? Ho fatto un calderone, solo il calderone Sigma. Aspetta, quello là dobbiamo uccidere sicuramente. Tu ne hai fatto più di uno? Sì, abbiamo proprio mirato bene a questo. Dopo tu sei morto. Ah, ma adesso pure un coso, come si chiama? Piano piano facciamo anche gli altri. Io ho dovuto ricominciare da capo il gioco tra le altre cose, che ero arrivato già a Meridiana. Però poi dopo non funzionava niente. E ho dovuto rifare tutto a capo.
E qua se ce ne tiriamo tre. Primo colpo. Questa cosa l'ho vista. Oggi ho provato. Che cosa abbiamo provato oggi? Ah, quando ci stavano i secondondi. Abbiamo preso il secondondi. Oh, guarda là, il secondondi attacca le macchine corrotte. E noi attacchiamo il secodonte. Ah, non era la macchina corrotta, era il tizio là. L'abbiamo sbagliato, lo dovevamo fare prima uccidere. Oh, ma non è che questo ci deve essere fastidio, questo secodonte qua. Qua moriamo, ragazzi. Aiutiamo il secodonte. Ah, oh, ora là li fulminano. Stefano. Ma quanta gente c'è da dietro? Pure c'è pure un ragno. Secondo, quando stanno quelli dietro a te? No a me, no a me. Oh! Ma non hanno mai sparato tanto sti cose. Vabbè, ah. Ma lo facciamo fuori. Non è che sei voluto sto coso. Prima non lo usava mai il cannone. Ok, anche questo è fatto. Salviamo un attimo e poi andiamo a fare quei due cose che non ho capito che sono. Ma tu hai capito queste cose che le macchine si evolvono? Cioè, dopo che ne hai fatte un poco, diventano più difficili da uccidere. Posso cavarmela. Abbiamo fatto un po' di banche dello stesso tipo. Comunque, detto tutto ciò, come ti sembra questo gioco? Ti piace? Vabbè, lasciamo, ce ne dobbiamo andare. Cioè, secondo me è proprio bello questo gioco. Soprattutto come che ho aggiustato. Ma guarda la quanti ce ne stanno. Soprattutto adesso che ho aggiustato il problema con la grafica. Che prima non si poteva proprio giocare. È diventato proprio bellissimo. Allora, vediamo dove dobbiamo arrivare mo. Questo è il razziatore. Vediamo un attimo questa cosa e poi andiamo a fare il razziatore, dai. Ed è in guai. Beh. Eren, te la vedi da solo perché devo andare a fare il razziatore e poi dopo devo staccare. Il razziatore abbiamo detto che sta qua. Però non ci arrivo se vado da qua perché ci stanno le montagne, quindi devo tornare un po' indietro e devo girare a sinistra. Perfetto. Sono alcuni bug, ma tu l'hai visto quel bug dei capelli? Che se metti i fotogrammi al secondo, a 30 fotogrammi al secondo, i capelli si muovono meglio. No, fermo, che sono sti cosi? Ma scusa, perché a caccia per la loggia? Ma quando li ho fatti questi razziatori? Ma vuoi dire che quei cosi col cannone non erano secodonti, erano razziatori? Non me ne sono accorto.
Mi sa che è proprio così. Infatti ne abbiamo fatti due. Erano questi qua. Io pensavo che erano secondo. Ma ciò tenevo il cannone sopra. Scusa, che fanno sti razziatori? Quindi non erano secondo unti evoluti. Il cannone razziatore. Batteria a fulmine. Serbatoio di gelo. Azza, abbiamo sbagliato tutto, perché poi l'abbiamo fatto anche col fuoco. Ah, però è vulnerabile al fuoco, perlomeno. Sì, l'ho notato pure io questo bug. Veramente, come i cosi. Aspetta, proviamo. Anche se questo qua è un po' troppo vicino. Quella è la batteria, no? Se la prendessimo. Ok, scappiamo. E non qua moriamo. No, non la prendiamo, eh. Aspetta, no, lo fermiamo. Ok. È venuto il mondo, ragazzi, come al solito. Quella è la batteria, no? Mo li stanno tutti quanti, vero? Sto a trattenere. Quasi. Moriamo, perché abbiamo sbagliato tutto. Sì. Non so se ce la facciamo a scapparcene qua. È troppa gente. No. Ma quanti ne sono? Là, non ci dobbiamo andare perché sono ancora di più. Pure la vedetta. Adesso cosa che ci insegue. Pure questi, mo. Mamma mia, mi sono aggirato il mondo. Allora, però teoricamente allora torniamo alla loggia e poi finiamo la puntata. Mamma mia. Tu a che punto sei arrivato, Jaggi? Allora, per arrivare alla loggia velocemente. Ah, questo ci sarà il GPS che funziona, mi sono dimenticato. Quindi i razziatori sono quei cosi là. La vita nella conquista non era facile. Scusa, perché? Ah, no, qua ci stava pure quello là, però dovevamo fare ancora due parti con i Crocs, là. In che senso è nerdato un pochetto? Ma nella storia io sto molto indietro, però, perché guarda qua, cioè io non ho fatto... Devo ancora parlare con Erend a passo del crinale rosso. L'hai visto prima,
E poi da Onin ancora ci devo andare, che stanno tutti sopra, perché io praticamente ho pulito, ma manco pulito, perché questa parte qua non l'ho fatto, ho fatto più o meno questa parte qua della mappa. Sono partito per la tangente non so quante volte. Qua ci sono, questo è Bloom. Ah veramente, ma se passo da te ci fanno un sacco di spoilers. Credevo di averti detto. Sono qui per presentare trofei al falcodoro della passo lo stesso. Tre secodonti, due razziatori e tanto all'inizio mica fai le queste principali. Che ti abbia aiutato Talana. Li ho abbattuti da sola. Li accetterai? Bene, sì, li accetto. Ma di a Talana che dovrebbe smetterla di perdere tempo se vuole prendere fauci rosse. Ok, quindi dobbiamo parlare con Talana. Tipo questo coso, il tuono demonio qua, come si chiama? Divoratuono. Cioè, questo è difficile da fare. Dove sta Talana? Eccola qua. Quando gli ho dato i trofei, Assis ha detto che dovresti usare il tuo tempo per trovare fauci rosse, non per aiutare me. Quello stolto non si sbaglia. Dobbiamo trovare fauci rosse. Aiuterai in altro modo. Oh, e in che modo? Ci vediamo fuori. Dobbiamo seguire, mo. E secondo te qual è un'armatura buona? Io ho preso abiti, questo qua sopravvissuto a nono pesante. E come si fa a potenziare? Con le modifiche? Lo sa delle modifiche, guarda qua, allora, cioè, c'ho una modifica, perché non me le fa vedere? Comunque, sono per la resistenza dei danni a distanza e quello a fuoco. Mi sembra. Resistenza al fuoco? Questa mi sembra buona. Questa qua al fuoco non tanto, però non c'ho altre modifiche. E poi la maggior parte dei mostri mi fanno i danni o di ghiaccio o di fuoco al momento. Modifiche sono proprio scarse. Ah, ok, quasi ferma il gioco, quindi possiamo andare a salvare Alfalò. Con quell'altro account avevo delle modifiche un poco meglio, ma infatti pure sulle armi ancora le devo modificare bene. Con quell'altro account, quando avevo iniziato quell'altra partita sono stato più fortunato, perché c'avevo delle modifiche, c'avevo un sacco di modifiche come a queste, vuol dire tipo questa qua, 47 danni, 24 accelerazione, 16 fuoco, questo è buonissimo, penso. Ce n'avevo un sacco, quasi, ma c'avevo un sacco proprio di quelle, ma non mi ricordo quante, però ce l'avevo su quasi tutte le armi così. A posto, vabbè ragazzi, per adesso chiudiamo. Naturalmente potete seguire Jagi su Twitch ogni volta che volete. Hai visto le lampi del sole? Jagi, se parti mi collego, dai, una mezz'oretta ci sto. A dopo, ciao a tutti.